La prima novità, intanto, vale la pena ricordare, è quella che tutta la portualità del Golfo di Gela, da poco più di un anno, rientra nella competenza dell'autorità di sistema portuale occidentale della Sicilia. Questo è un fatto assolutamente importante che come amministrazione abbiamo da sempre voluto, sostenuto, convinti come siamo che l'autorità portuale di sistema, rappresentata dal presidente Pasqualino Monti, certamente darà una significativa azione di rilancio di tutta la portualità del Golfo di Gela. Mi riferisco al porto Isola e mi riferisco al porto rifugio. Di Gela si vuole fare un hub energetico importante. Non è un caso che Gela, ancora una volta, anche col progetto Argo Cassiopea, che rappresenta un progetto importante, un progetto tra i più significativi inseriti nel protocollo d'intesa del 2014 con Eni, che prevede un investimento significativo e che è diventato anche quello di importanza nazionale dal punto di vista energetico, che conferma l'importanza che il nostro territorio ha dal punto di vista della politica energetica nazionale, e quindi tutto questo porta anche all'attenzione per quella che è la portualità nel suo complesso, rispetto all'energia, rispetto ad un hub energetico, rispetto a progetti significativi di rilancio di entrambe le due infrastrutture portuali, ripeto, del Porto Rifugio e del Porto Isola.